Ciao, oggi siamo su questo Wrangler JL al quale abbiamo fatto una serie di modifiche. Questa è una delle nostre preparazioni omologate e quindi oltre alla parte tecnica relativa a assetto, pneumatici e quant'altro, abbiamo fatto anche un intervento sul motore, motore 2.2 turbo diesel, e un po' per dargli più coppia, per tirare meglio le gomme, anche se sono state comunque accorciati i rapporti, sono state installate le coppie coniche più corte. Siamo intervenuti sulla mappa della centralina. Questo è un intervento che facciamo da anni e soprattutto su Jeep che hanno bisogno un pochino più di coppia e veramente fa la differenza. L'obiettivo è quello di abbassare la coppia, aumentare i cavalli, in questo caso più o meno i cavalli che gli sono stati dati sono circa 30-35 cavalli e c'è anche una riduzione dei consumi che diciamo, è un aspetto che può sembrare secondario ma non guasta. Il rendimento della vettura è completamente diverso rispetto a quella che è la vettura originale e se il proprietario la prova immediatamente dopo la mappa si rende conto che è un'altra macchina. Questa è una vettura abbastanza pesante, nonostante la cavalleria non le manchi, comunque è un bel aiuto. Io una cosa che consiglio indipendentemente dal fatto di avere una preparazione o meno. E comunque il rendimento rispetto a una macchina normale si sente. Adesso non so se rallento, se no mi arrestano. È completamente diverso. Dà molta soddisfazione. È una modifica che non si vede, ma nell'esperienza di guida fa una differenza enorme. Ha senso farla solo sui motori turbo, quindi JK28 CRD. Il 2.2 diesel, anche se adesso è fuori produzione, ma comunque in circolazione ce ne sono parecchie, ma soprattutto anche nel 2000 turbo benzina, dove i risultati sono ancora più eclatanti. Se vuoi informazioni su una modifica come questa, io sono a tua disposizione. Il sistema migliore per contattarmi è quello di WhatsApp. Il mio recapito WhatsApp è 338 7312 725. Alla prossima!